Benvenuti, io sono Massimo Di Maio, sono oncologo medico, professore di oncologia al Dipartimento di Oncologia dell'Università di Torino e dirigo l'oncologia medica qui al Mauriziano. È stato per me un grande piacere quest'anno partecipare al corso C4DEM perché, per quanto nato, diciamo, in altri ambiti, sicuramente l'oncologia è un ambito che si presta molto bene a discutere sul tema della comunicazione della scienza, sul tema delle fake news, sul tema della modalità corretta di interazione tra esperti, pubblico, società. E quindi oggi facciamo alcune considerazioni appunto partendo dal modello della oncologia. La cosa interessante è che l'oncologia, per motivi legati anche alla prognosi di molta parte dei pazienti e per motivi legati alla necessità di identificare terapie efficaci, è un terreno fertile per fake news. E infatti, come vediamo su questo estratto di un giornale, di un quotidiano di qualche tempo fa, un titolo molto appunto illustrativo sull'argomento dice: una notizia su tre in ambito oncologico è falsa. Ecco le fake news shock sui tumori. Quindi questo ci dà l'idea di quanto poi ci possa essere un allarme sul fatto che molte notizie sui fattori di rischio, sulle cause, ma anche sulle terapie che andrebbero impiegate in ambito oncologico, quindi una notizia su tre può essere falsa e diciamo può essere quindi fuorviante per chi la legge, e spesso si tratta di pazienti, si tratta di parenti di pazienti, si tratta di persone interessate, coinvolte, quindi questo è molto 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 diciamo antipatico e disdicevole sul piano sociale e anche emotivo. E sicuramente non è un problema soltanto italiano. A me piace sempre citare un articolo pubblicato qualche anno fa, nel 2018, su European Journal of Cancer, perché riguarda una survey condotta in Inghilterra, quindi un ambiente molto diverso dalla realtà italiana, un ambiente nel quale gli autori di questo articolo hanno condotto una survey nell'ambito appunto della popolazione inglese, in un campione della popolazione inglese, per descrivere appunto le convinzioni della popolazione su alcune cause reali, realmente associate come fattori di rischio ad alcuni tumori, oppure cosiddette cause mitiche, vale a dire cause non realmente dimostrate associate al cancro, e che spesso però nell'immaginario collettivo, diciamo, per più o meno per fake news, diventano dei potenziali fattori di rischio. Ebbene, la cosa interessante di quella survey è stata innanzitutto che purtroppo, come vedete dalla parte sinistra del grafico, molte cause che sono realmente associate al rischio di sviluppare tumori non sono conosciute da tutta la popolazione. Il fumo ovviamente si avvicina al 100% perché tutti sanno che fumare provoca il cancro, però vedete che in effetti anche altre cause che sono sicuramente associate a un rischio aumentato di tumori, per esempio l'alcol, per esempio virus come l'HPV, sono conosciute praticamente soltanto da una percentuale bassa della popolazione, meno della metà. E la parte destra del grafico è altrettanto preoccupante perché fa vedere che una percentuale non piccola di soggetti, parliamo del 20, 30, 40% della popolazione, attribuisce una causalità con i tumori a delle cose che invece non hanno nessuna relazione provata. Quindi, per esempio, come possiamo vedere nella parte destra, i telefoni cellulari, oppure i traumi fisici, oppure i forni a microonde, che pure sono sempre spesso oggetto sui social e su internet di alcune bufale legate all'aumento di incidenza di tumori. Quindi sicuramente c'è tanta educazione da fare su questo tema in ambito, diciamo, della popolazione. E se andiamo su Facebook e sui social rischiamo di metterci le mani nei capelli, perché sostanzialmente spesso ci imbattiamo in pagine come queste, dove in effetti si propagandano come miracolosi dei rimedi che praticamente sono completamente inefficaci. Quindi tutti quanti abbiamo visto le pagine sul bicarbonato, sui nuovi tentativi di influenzare il metabolismo del corpo alcalinizzandolo oppure acidificandolo. Chiaramente non c'è nessuna evidenza scientifica di questo, eppure di fronte a situazioni cliniche difficili, molte volte i pazienti si aggrappano a queste speranze e quindi magari adottano in maniera fai da te delle abitudini alimentari o comunque dei rimedi che sono assolutamente privi di alcun fondamento scientifico. E ci sono anche magari persone che si arricchiscono in qualche modo pubblicando libri su questo. Il titolo di questo testo, vedete, di cancro si può guarire, chiaramente attira l'attenzione di chi è alla ricerca disperata di qualche soluzione al problema clinico che nella
la medicina tradizionale e standard non ha trovato un rimedio efficace. C'è una letteratura enorme sull'aloe, per esempio. Noi facciamo sempre presente che prendere all'insaputa dell'oncologo dei rimedi, per esempio considerati naturali, come può essere l'aloe, non soltanto può essere completamente inefficace, ma a volte può essere anche dannoso, perché sostanzialmente qualsiasi sostanza si assuma, per quanto naturale, può essere tossica e può interferire con il metabolismo delle sostanze degli altri farmaci. Quindi, per esempio, interferire col metabolismo della chemioterapia, ridurne gli effetti oppure aumentarne gli effetti tossici. Quindi questo va sempre tenuto presente. Spesso passa un messaggio che leggete sulla destra, che la chemioterapia è un business, che è un veleno per i pazienti, come se gli oncologi somministrassero il trattamento per farci un guadagno personale, sapendo già che non funziona, cosa chiaramente falsissima, perché mediamente gli schemi che vengono somministrati nella pratica clinica sono schemi che hanno provato efficacia e quindi è vero che non funzionano sempre, però mediamente hanno un rapporto benefici-rischi favorevole, per quello l'oncologo li prescrive. E faccio scorrere altre situazioni appunto dai social che vedete, sostanzialmente si prendono a volte degli esempi di persone che sono, a detta di chi scrive, guarite senza chemioterapia, e quindi questo diventa praticamente l'emblema del fatto che si potrebbe evitare la chemioterapia, quando invece la chemioterapia in realtà fa guarire molte situazioni. Ci sono tumori che anche in malattia avanzata come il testicolo guariscono con la chemioterapia, ci sono persone operate al seno, al colon, che grazie alla chemioterapia aumentano di molto le chance di guarigione. Quindi chiaramente non è affatto vero che la chemioterapia sia un veleno che non serve a niente, anzi. Per contrastare questo fenomeno, il fenomeno delle bufale e delle fake news, ci sono varie iniziative. Io ne cito sempre una che è partita qualche anno fa, grazie alla FNOMCEO, quindi alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, che ha creato un sito molto bello che si chiama Dottore Ma è Vero che praticamente è dedito appunto a contrastare in maniera scientifica, con spiegazioni quindi diciamo divulgative però basate su evidenze scientifiche, le fake news in vari ambiti, non soltanto quello oncologico ma anche altri. E diciamo, partendo da questa iniziativa, anzi richiamandone il titolo, IOM e Fondazione IOM hanno iniziato qualche anno fa una iniziativa che si chiama Tumore Ma è Vero Che, quindi per richiamare il Dottore Ma è Vero Che di FNOMCEO. Ed è un sito, quindi qui vedete appunto la home page di questo sito, che praticamente è dedicato proprio da parte degli oncologi medici ad aiutare le persone a smascherare le fake news. Quindi sostanzialmente è un sito che prevede un comitato scientifico, io ho avuto il piacere di coordinare questo comitato scientifico che qui vedete, composto da anche altri oncologi, specialisti che chiaramente lavorano in varie parti d'Italia e d'Europa, e sostanzialmente l'obiettivo della nostra attività era di, come nel caso del sito di FNOMCEO, di mantenerci divulgativi, nel senso di evitare un linguaggio troppo tecnico, però al tempo stesso essere rigorosi nelle spiegazioni che abbiamo pensato di dare al pubblico. Il sito è diviso in sezioni, quindi c'è una sezione che si chiama Cancro, cosa si nasconde, sezione sulle cure alternative, sezione sull'alimentazione, che è un argomento di tante fake news, sia intesa come alimentazione in termini di prevenzione, quali cibi bisogna mangiare per evitare i tumori oppure quali cibi bisogna evitare, sia intesa come cura. Molte volte si cerca nell'alimentazione la cura per il tumore che è venuto, e quindi è un terreno molto fertile per delle fake news e notizie campate in aria. Altre sezioni sono quelle su cause e rimedi, piante e vitamine, oppure cancro, una malattia moderna. E andando sul sito è possibile poi andare in ciascuna di queste sezioni e trovare varie, diciamo, pagine dedicate alle singole, diciamo, notizie che vengono commentate e smentite eventualmente. Abbiamo deciso anche di adottare una veste grafica con un bollino rosso, giallo o verde, con il pollice verso oppure il pollice verso l'alto, appunto nel senso che c'è un bollino rosso con il pollice verso il basso quando una notizia che viene commentata è falsa. Per esempio, questa l'ho scelta perché è proprio la classica, diciamo, fake news di molti, diciamo, come dire, di molti fanatici che a volte sul web si trovano. Esiste una cura occulta, nel senso che esiste la cura per il cancro, ma che viene occultata dalle case farmaceutiche, perché avrebbero tutto l'interesse a mantenere, diciamo, come dire, attivo il cancro per poterci fare business con i farmaci. Dico sempre che se qualche azienda farmaceutica avesse trovato veramente una cura per il cancro definitiva, avrebbe tutto l'interesse a pubblicizzarla al massimo, perché il vero business chiaramente sarebbe quello. Quindi la notizia è assolutamente falsa. E quindi qui vedete c'è il testo
Poi chiaramente il lettore può andare a leggere tutto il dettaglio se è interessato, e c'è il bollino che subito dice falso, bollino rosso con il pollice verso per dire guardate che questa notizia che trovate ovviamente non è assolutamente fondata. E mi fa piacere sottolineare, per esempio, che da qualche anno abbiamo deciso di inserire nelle lettere di visita che lasciamo al paziente quando va via dal nostro ambulatorio, dal nostro day hospital, appunto delle righe finali in cui consigliamo dei siti, nel senso che piuttosto che lasciare che le persone vadano alla ricerca di notizie, diciamo, più o meno affidabili sul web, abbiamo elencato in lettera una serie di siti che riteniamo affidabili, quindi il sito di IOM, di Fondazione IOM, di AIMAC, l'associazione pazienti che ha una serie molto utile di libretti, di pagine informative sui trattamenti, sulle terapie, sugli effetti collaterali e su altri consigli. Il sito di AIRC, che pure è molto importante, e abbiamo deciso anche di segnalare il sito Tumore Ma è Vero Che, perché appunto così le persone possono andare a leggersi queste notizie commentate in maniera, diciamo, affidabile, quindi, come dire, evitare di andare in pasto a, come dire, stregoni e altre persone poco affidabili che a volte sul web si trovano. Ho commentato quindi questa argomento, a mio avviso, molto importante, quello delle fake news in ambito oncologico, anche sul sito OncoTweeting che da vari anni diciamo è attivo e al quale collaboro insieme con Fabio Puglisi e con Pino Aprile, un sito nel quale commentiamo le novità di letteratura. Questo, per esempio, era il commento all'articolo del 2018 che vi ho descritto prima, quello della survey condotta in Inghilterra, perché appunto ho ritenuto che anche questo aspetto fosse importante da divulgare, in questo caso anche agli oncologi, per far ricordare quanto sia importante nella comunicazione con i nostri pazienti che vengono in ambulatorio anche il tema delle fake news e della corretta informazione. E quindi chiudiamo qui questa pillola che, come avete visto, era dedicata al tema scottante delle fake news in ambito oncologico, e vi do appuntamento alla prossima pillola che riguarderà invece il tema altrettanto importante della comunicazione corretta delle notizie scientifiche, in questo caso, sia tra esperti, sia da parte degli esperti con il pubblico non tecnico.